Un attacco inqualificabile da parte dell'ex sindaco. Non prendiamo lezioni su un tema, la lotta al caporalato, che ci ha sempre visti in prima linea come amministratori. E la risposta unanime alle accuse lanciate da Anna Cisin da parte dei consiglieri regionali Enrico Bullian del Patto per l'Autonomia e Diego Moretti del Partito Democratico. Vergognoso e squallido che l'ex sindaca, peraltro il consiglio regionale ha avuto un atteggiamento del tutto sprezzante nei confronti della commissione, pensi solo di accostare il nome mio, il nome del collega Buglia, a persone che hanno compiuto reati per i quali sono stati condannati, per reati quali quelli del caporalato. Da parte mia non accetto lezioni di nessun tipo su questo e anche su altri temi. Quanto al merito delle accuse, i consiglieri precisano di non conoscere il soggetto condannato. L'invito in commissione era rivolto alle associazioni culturali islamiche e ad essere audito è stato il loro rappresentante Bucconate. Se questo è l'inizio della campagna elettorale, c'è da preoccuparsi, perché non si parlerà di contenuti, ma si parlerà solo di immigrazione delle persone. Infine l'invito dai consiglieri regionali a Cisinta a guardare in casa propria. Bullian ricorda il caso del consigliere comunale originario del Bangladesh, Sarkar, eletto nelle file del centrodestra, che aveva minacciato il taglio delle dita ai connazionali che non lo avessero votato. E Moretti sottolinea il silenzio dell'ex sindaco sulla legge scandalo sul fondo per il risarcimento delle vittime dell'amianto.